Beh sì, per noi è un onore poter partecipare a questa festa della Repubblica, rappresentare il Servizio Nazionale della Protezione Civile che mette insieme tutte le strutture operative che intervengono in caso di emergenze. Il nostro paese purtroppo ne vive tante, ma questa è un'eccellenza per il paese, per la sicurezza dei cittadini, dei territori, vigili del fuoco, forze dell'ordine, forze armate, il volontariato nazionale di protezione civile è straordinario, conta più di 400.000 persone, cittadini che intervengono a supporto di altri cittadini in caso di terremoti, di alluvioni, di incendi boschivi, e il nostro paese vive spesso queste situazioni, ma siamo anche sicuri di poter contare su un sistema che funziona e che viene attivato immediatamente in caso di emergenza. L'ultima emergenza registrata è quella in Campania con il terremoto, dove siete stati impegnati in prima linea. Ecco, quello che le chiedo ad oggi, qual è la situazione lì? Beh, stiamo ancora lavorando, abbiamo oltre 200 nuclei familiari che sono stati allontanati dalle proprie abitazioni perché l'abitazione è stata dichiarata inagibile, quindi persone che al momento vivono in albergo, sono in un'autonoma sistemazione, e il sistema tutto di protezione civile è attivato nei comuni di Bacoli, di Napoli, soprattutto di Pozzuoli, che ha purtroppo registrato il maggior numero di danneggiamenti a causa del terremoto, il 4.4 che c'è stato lunedì 20 maggio, durante diciamo la serata di lunedì 20 maggio, che ha visto appunto fuori diversi cittadini.